È stata rimossa in piazza Michele Silvestri la targa che dal 2012 titolava il luogo all'eroe maltese morto in Afghanistan. La rimozione della targa è stata una decisione sofferta, presa dalla vedova Nunzia e dalla cognata Anna Silvestri, sorella del tenente. Un gesto di protesta per lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la piazza di Cappella. Questa è una situazione che mi tocca particolarmente, sia dal punto di vista umano che politico-amministrativo. Sono molto dispiaciuto per quanto sta accadendo. Noi abbiamo provveduto ad asfaltare di recente il parcheggio adiacente, quindi a migliorarlo notevolmente dal punto di vista del decoro. Abbiamo provveduto più volte a ripulire, ma io credo che lì ci sia da fare anche un'azione di educazione civica e di sensibilizzazione. Già da tempo, infatti, la piazza non è più sede di eventi, concerti e manifestazioni che la rendevano il fiore all'occhiello di Cappella, ma versa in cattive condizioni, piena di erbacce, sporcizie e bottiglie rotte, deiezioni di cani e scritte che coprono i muri. Luogo di riunione di ubriachi e drogati con fontane d'acqua diventate ormai delle discariche e completamente al buio perché l'interruttore è posto in un contatore aperto e pericoloso. Anche la casetta dell'acqua precedentemente installata è stata vandalizzata ed è diventata inutilizzabile. È un aspetto da affrontare con le scuole per capire quali sono gli elementi di questo disagio. Poi mi si lamentava la questione dei cani e delle deiezioni canine, diciamo sostanzialmente due sono le lamentele. Per quanto riguarda i cani e le deiezioni canine, a breve presenteremo un progetto. Quindi diciamo questi due fronti per accontentare la signora. Per il resto io mi impegno a tenere più pulita e decorosa attraverso un'azione più stringente dell'amministrazione comunale e tenere un maggiore controllo. L'abbiamo fatto, però purtroppo subiamo questo vandalismo che è devastante. E io mi sono impegnato, già ho contattato le scuole per fare degli incontri anche con i militari per far capire l'importanza di quel luogo che è intitolato un eroe e va salvaguardato. La vedova Nunzia ha raccontato di aver più volte incontrato il sindaco pugliese per chiedergli di intervenire, a perorare la causa anche un alto ufficiale dell'esercito, ma ad oggi ancora niente è cambiato e la promessa di maggiore pulizia e controllo non è stata rispettata. Io dico che in questa cosa dobbiamo sensibilizzare i giovani, i bambini e dobbiamo partire dalle scuole, dando degli elementi importanti a queste persone perché altrimenti ci ritroveremo vandalizzato di tutto e non potremo fare più niente. Tra l'altro a Cappella c'era una telecamera, è stata rubata, quindi questo significa che potremmo metterne una e sarà vandalizzata anche la telecamera, quindi siamo sempre punto e a capo. Bisogna fare delle azioni di crescita forte e per fare questo mi permetto di dire che abbiamo compiuto un passo fondamentale, importantissimo ai giardini di Dedalo, dove un'area analoga, ormai abbandonata da 9 anni, è stata recuperata ed affidata ad un'associazione che la gestisce in maniera esemplare. I giardini, la piazza Silvestri, invece, era stata data in concessione ad una persona che rubava la corrente, rubava la luce, rubava altro, quindi non era più il caso di dare una concessione del genere. E quindi oggi non è in concessione. Si sta studiando anche un'ipotesi del genere. Però per rendere una concessione appetibile di interesse, ovviamente bisogna creare e riqualificare tutta la zona. Noi l'abbiamo fatto perché abbiamo anche un progetto già approvato per 3 milioni e 3 per le palazzine di Cappella che riqualificherà tutta la zona. E quindi attraverso questi interventi dobbiamo crescere.